Teresa è ancora fuori con Gianluca? Dovresti saperlo. Sei tu la madre premurosa. Voglio sapere dove sono i miei vestiti, l'armadio è vuoto. Teresa non c'entra, è stata una mia iniziativa. La parrocchia faceva una delle solite raccolte natalizie per i poveri. E così ho deciso di dare un contributo. Buongiorno. Stai calmo, Cino è venuto qua perché lui crede che la società possa andare avanti. Stanno a sentire. Ah, bravo, bravo. Allora sei civile, non sei fedendone a fedendone, Beh, forse ho esagerato e vi chiedo scusa, Scritto in inglese. Cos'è questa storia? Non capisco. Quello che vedi, Michele, un certificato. Un certificato di matrimonio. Sara e Buffardi erano sposati. Non è possibile, non può essere. Sara me l'avrebbe detto. Il documento parla chiaro, Michele. Comunque, è evidente che tu non sapessi niente. Infatti, infatti. Ora la situazione cambia completamente. Ciao. Ciao, ragazzi. Ma adesso ste facce? Guido, saresti così gentile da lasciarci un attimo soli? Questione di qualche minuto. Va bene. Posso sapere che sta succedendo? Michele? Sara, perché non ci hai detto che tu e Buffardi eravate sposati? Perché non era una cosa seria. Sentite, è stata una pazzia, un gioco. Eravamo a Las Vegas per festeggiare la fine della tournée. Avevamo bevuto. Michele, per me non aveva nessuna importanza, era solo un gioco. Sara, io sono il tuo avvocato e una cosa del genere avresti dovuto dirmela subito. Lo so, ed era quello che stavo per fare, solo che... Si trattava solo di un piccolo particolare, vero Sara? E a me, quando è che l'avresti detto a me? Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora, ci sarà. Qua c'è l'infilata, entrando vedi tutte le esposizioni di Limoncelli, capite? Mi state agitando, madonna, tutto spostato, ma proprio qua non dovevate fare l'incontro. Ma dobbiamo impressionare, Rita, se il Limoncello piace a Piccirillo, noi ci siamo piazzati alla grande. Dove la piazzo, dove la piazzo? Dammi qua. Dunque, che altro spostiamo? Ah, il frigorifero. No, quanto no. Spazio recuperiamo qua? Bravo, il socio sta in sintonia, Rita, non mettere il bastone dentro le ruote, per favore. Dunque, lo mettiamo in bagno. No, ma che frigorifero in bagno? Ma sei scemo, un cucino? Sentite, qua è che la casa è piccola. Ci vorrebbe una casa più grande. No, non ci pensare neanche. Da me ci sta mia sorella con la bambina, vengono da Bordighera. Aspetta, fammi pensare. No, non pensate, non è cosa tua, penso io. Allora, statevi zitti, che a me mi esce l'idea geniale. Zitti tutti voi. Mi è venuta un'idea bellissima. Cosa? Il caffè Vulcano. Chiediamo a Silvia se ci presta il caffè Vulcano. Il bar è l'ideale. Qui, per favore, questa parola in casa mia non la voglio più sentire, va bene? Poi non sono cose da donne e bambini, andate fuori che devo pensare, zitti. Zitti. Che hai detto? Niente. Hai detto niente? No. Ho sentito una voce, era il cervello e non mi hai fatto distrarre. Il cervello che è andato in collezione. Sì, mi è arrivata l'idea. Sì. Qual è? Andiamo al bar Vulcano. Allora, adesso ti spiego come funziona. Vedi, il vento soffia qui, sulle vele, e via, si parte. Teresa! Sì? Ah, sei qui? Ecco, proprio, fammi controllare se c'è il mio vestito azzurro. No. Niente, lo sapevo. Ho dato via anche quello. Adesso che mi metto? Me lo dici? Che c'è, non trovi un vestito? Solo uno? Tuo fratello, con la scusa della beneficenza natalizia, li ha dati via tutti. Praticamente adesso sono io il poverello da rivestire. E come se non bastasse, mi ha bloccato le carte di credito. Senti, se hai bisogno di soldi, te li posso dare io. No, grazie, Ale. Ce la faccio ancora. Teresa, fammi un favore, guarda tu Gianluca, che io esco. Certo, non si preoccupi. Ma quanto è per il Dio? Giuro che quel maniaco questa me la paga. Siamo le solite, quei due non si rilassano neanche durante le feste. Che dici? Ti va di scappare con zio, eh? Allora, prendiamo la barca e andiamo lontano. Soffia, dai, soffia.
scusa. Ragione. Ma che c'ho? Non lo so. Dici che mi devo preoccupare. Oggi arriva mio cugino Gastone. È un po' fissato. Gli voglio dare l'impressione che lavoro in un posto pulito. No, non sto proprio bene. Senti, comunque alle pompe funebri sei stata grave. Sara era completamente nel pallone, se non fosse stato per te, lei ha apprezzato molto, sai? Lo spero, perché non è stato facile. Sai, con Sara è così, la strozzeresti e invece qualche volta... Ciao. Ciao. Oh, me ne sono sceso da casa, c'era un'atmosfera proprio pesante. Ci stavano Michele e Sara, poi è arrivato pure Alberto. Mi hanno fatto capire che me ne dovevo andare. Secondo me c'è qualche novità sulla morte di Buffard. Insomma, forse sospettano di lei. Guarda, io lo sapevo. Sara, strana e strana, Proprio con quella madre mezza pazza. Hai capito di chi sto parlando? Sto parlando di Sara. Abbiamo vissuto un anno insieme a lei. E tu ti sei dimenticato quello che ha fatto con Angela? Vedi, mi si è rubato una poesia. E se tutti i ladri dovessero pure ammazzare, sa che stragi ci sarebbe? Sara, comunque, secondo me un lato oscuro ce l'ha. Non lo so, comunque esercita un potere enorme su Michele. Spero solo che non si lasci coinvolgere troppo. Ma certo, il matrimonio è un dettaglio, Lei è una star. Altre cose da fare, per esempio raccontare palle. Michele, io credevo che... Ma che cosa credevi, Sara? Che la polizia non si sarebbe mai accorta di nulla? Per favore, cercate di calmarti. Così non risolviamo niente. È vero, per l'inchiesta questa missione peserà notevolmente. Ma non è finita qui. Ci sono altre cose. Buffardi, prima di morire, non ha fatto testamento. Tu questo lo sapevi, Sara? No, Ferruccio non me ne ha mai parlato di queste cose. Già, loro avevano altre cose da fare, per esempio andarsi a sposare in una bella cappella di cartapesta, non è vero? Michele, per favore. E non avendo figli o altri parenti, l'unico beneficiario è la moglie di Sara. Si tratta della casa discografica Zodiaco, alcuni immobili e svariati miliardi. Svariati miliardi? Esatto. Da oggi in poi... Sarai una donna ricca, ma... Ma anche il probabile assassino. Vero, Alberto? Buongiorno, desidera? Buongiorno, cercavo qualcosa per me. Prego, ha già un'idea su cui orientarsi? Qualcosa da sera? Sì. Qualcosa da sera, sì. Taglia 40, 42. Questo è carino, sì. E anche quello nero. Sì. Signorina, potrei provare la taglia più grande? Un attimo, torno subito. Sì, certo. Controllo subito. Prendi gli stretti, te lo puoi permettere. Sonia. Mi sembrava una faccia conosciuta quel macinino qua fuori. Che poi i soldi si devono spendere. Se poi sono dell'avvocato Palladini si devono sperperare, c'è più gusto. Come sta il maritino? Io e Alberto non siamo sposati, per fortuna. Perché per fortuna? Ah, sto cercando di rilassarmi. Se mi parli d'Alberto non ci riesco. Io mi sono sempre chiesto come potesse una donna intelligente come te stare con Alberto. Mi fa piacere che tu abbia cambiato idea su di lui. Ma io non ho cambiato idea, io l'ho sempre saputo che era uno stronzo, ma mi piaceva così. E poi? E poi ho capito che posso trovare di meglio. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per adesso spendo i suoi soldi e l'hai detto tu, c'è più gusto. Bene. Ciao. Grazie. Daniela, figlio mio. Buongiorno. 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 Bella giornata, Silvia? Silvia, tu facevi parte del WWF? Non io, Anna. Ah. Era Lega Ambiente. Dicevo il WWF perché mi ricordavo che sei persona sensibile e attaccata ai fatti del... Posso fare qualcosa per voi? Sì. Silvia, ci puoi prestare il bar Vulcano un paio d'ore? Dobbiamo fare una cosa in beneficenza. Importante. Interessante. Poi, sì. E che c'entrano gli animali? No, il fatto è che lui c'ha questo cognato solo con un cane, solo con un cane, perché lui è sposato con la sorella, con tre figli, si è separato perché ha cominciato a bere perché era disoccupato, no? È rimasto con su sette pechinesi, sai, sette quelli là, gli hanno ammazzato, hanno messo sotto una macchina, allora lui è ancora più disperato, allora che vogliamo fare una seratina così per far riunire la sorella? No, secondo me, no.
limoncino che merita. Voi non lo vendete? Lo bevete? Eh sì, lo vabbè, bevete. Raffaele, dille la verità. Perché la verità viene premiata. No, io ho detto la bugia così, detta la verità. La verità, Silvia, se tu ci presti il locale per un paio d'ore, noi stasera ci abbiamo appuntamento con questo piccirillo che deve fare l'assaggio del nostro limoncello. Noi lo impapocchiamo, capite la cosa? Allora, non facciamo niente. Non fate niente. L'abbiamo fatto già. Ma tu che fai lì? Non devi andare dal grossista. Sentivi una cosa. Ma chi mi assicura che non sporcate niente quando non ci sto? Io garantisco, mettiamo tutto a posto. Garantisce lui? Sì, garantisce. Sì, è roba di mezz'ora, ma non farlo per noi, farlo per il futuro di Diego. Lo sai, questo affare del limoncello è importante. Io lo sapevo che Ferruccio non aveva parenti. Ma che colpa ne ho? Ah, nessuna, resta il fatto però che un patrimonio del genere farebbe culo a chiunque. A chiunque, ma non a me. Io non ho bisogno di quei soldi e non farei mai una cosa del genere per soldi. Perché non provi a dirlo alla polizia? Magari loro ti credono. Alberto, che cosa mi consigli di fare? A questo punto ti conviene registrare i matrimoni anche in Italia. Non aumentare i sospetti. Purtroppo quelli ci sono già. D'altronde, anche il certificato basta già per accusarti. Michele, tu che dici? Sara, rifletti. È l'unica soluzione. Per tutte le inchieste i beni saranno congelati. Ma poi entreresti tu in possesso come legittima beneficiaria. Non hai niente da perdere. Non capita tutti i giorni di ereditare un patrimonio così. Beh, se è quello che mi consigli. Ok, ci penserò. Immagino la faccia che farebbe Alberto se ci vedesse ora. La sua compagna e il suo peggior nemico insieme a fare shopping. Eh sì, non credo che sarebbe contento. Alberto è uno abituato a vincere, anche se con te non sei riuscito. Però ce l'hai ancora con lui. Ma non credi che ormai state pari? Non credo. Alberto ha convinto Chiara a lasciarmi. Gliene ha dette talmente tante su di me. Povero. E adesso come fai? Adesso voglio vedere come stai con quel vestito. Allora? Perfetta. Però devi imparare ancora qualcosa. Mi raccomando, pensaci. Sì, ci teniamo in contatto. Grazie ancora di tutto. Adesso te ne servirà una squadra di legali e magari anche un consulente in investimenti. Non sprecarti con questa ironia da quattro soldi. Brava, brava, Sara, fai la superiore, fai. Ma non ti rendi conto che stai in un mare di guai? Oppure ti interessano soltanto i soldi? Senti, non iniziare con la morale, che non è proprio il momento. No, già, è vero, scusa, per te non è mai il momento per fare la morale, no? Nemmeno se vedi un cadavere in mezzo alla strada, tanto che differenza fa? Io non ci posso credere. Nonostante tutto, tu continui a... Io cosa, Sara? Io ho mentito per te, per coprirti. E lo sai che rischi adesso di essere accusato per favoreggiamento? Ma di che cosa stai parlando? Favoreggiamento, morti ammazzati, non vuoi capire che non ne so niente? Sara, tu che cosa non sai? Che tuo marito era pieno di soldi e non vedeva l'ora di morire per lasciare tutto quanto a te? Ma lasciami! Tu non mi credi. Tu non mi hai mai creduto, non è vero. E guardami, Michele! Tu credi che sia stata io a uccidere Ferruccio? A te quale piace? A me piace quello chiaro. Però ti avverto che non sono obiettivo. A te sta bene tutto. Allora prendo questo. Prendo anche quello scuro. Un attimo, prendo la busta. Quel vestito sembra fatto apposta per festeggiare un avvenimento. Un avvenimento? Sì. Due persone che si incontrano e scoprono di avere delle affinità. Amano le stesse cose, odiano le stesse persone. Stasera a cena? No, mi piacerebbe molto, davvero, ma stasera ho... Sì,
Il corso di ricamo. Va bene, non insisto. Se ci ripensi, chiamami. Sono sicuro che oltre ad Alberto abbiamo altri argomenti di conversazione. Dai, sbottona, che si porta aperto. Sì, guarda un po', c'ho la vertigine, Silvia. Ma no, 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 guarda. Come sto? Sembra due beccamorti. Sì, sembriamo due di Wall Street. Fermi tutti, è lui. Sei sicuro? Sicurissimo. Buonasera. Buonasera, mi scusi, io cerco. Lei cercava, lei ha trovato già Cerrone e Jourdain. Veramente, io sono... Ma non c'è bisogno di presentazioni, lei per noi è un mito, si accomodi. Grazie, troppo. Moglie, mio figlio, basta. Molto lieta. Molto lieto. Complimenti. È bel locale, così curato. Oh, ci avete pure il limoncello. Questo non mi sembra una cima. Sì, i geni sono sempre un po' svagati. Ma siccomodi là, prego. Prego. Oh, qua grazie. Questo è il reparto esposizione. Qua è sì, grazie. Reparto assaggio degustativo. Con permesso. Ecco qua. Dunque, allora noi... Questo prodottino l'abbiamo fatto ora, però Joe, ragazzi, cammina con le gambe su e spende una bellezza. I clienti sono tutti entusiasti. Sì, sì. Bene. Come spiace. Cioè, sono contento per voi. Sì, benissimo. Facciamo assaggiare. Ah, sì. Un assaggino. Perché no? Pronti. Se proprio me lo volete offrire, io. Ma... È simpatico, ma mi sembra scema a me questo qua, no? Come? Adesso lo proviamo. Come? La. Perché te ne sei uscita così, senza dirmi niente? Avevo bisogno di prendere una boccata d'aria. Qui dentro non si respira. Sara, scusami per prima, che questa situazione mi ha fatto perdere la testa. Strano. Credevo che un giornalista come te fosse abituato a certe cose. Invece tu ti perdi. Che cosa vuoi da me? Che altra prova ti posso dare, eh? Nessuna prova. Volevo solo una risposta. Ma tanto non serve, la so già. Io vorrei sapere che razza di uomo sei. Ma come fai a dire a una persona che l'ami se pensi che sia capace di uccidere? Io non sopporto che tu mi menta, Sara. Mi sento ferito, offeso. È così difficile da capire. Il nostro non era un matrimonio, che tu ci creda o no. Non lo era, ma tu vuoi che lo diventi, lo vuoi registrare, Sara. La notte che hai passato con me, a un certo punto tu sei uscita e non hai voluto dirmi dove sei andata. Come mi dovrei sentire io? Chiunque, ma tu no. Tu dovevi credermi. Comunque ho capito. Che fai, scusa? Tolgo il disturbo. Manderò qualcuno a prendere il resto della roba. Ma Sara, io non come te non so che farne. Aspetta, per favore. Lasciami, Michele. Augurami buona fortuna perché ne avrò bisogno. Sara, per favore, aspetta, Sara! Come? Ma è proprio il migliore. Insomma, non è che ne abbia provati chissà quanti di limoncelli, però. Ma lei è un personaggio, lei fa il comico. Beva, che scende giù che è una delizia. Beva pure tu. Ma chi è questa maracqua? Mi scusi, che? È il caffè Vulcano. Ah, il bar Vulcano è chiuso, ma non lo vede che c'è una cerimonia privata? Veramente sono stato invitato. Ma che invitato? Il bar è chiuso, basta andare via, circolare, su. Beva, vicinello, beve. E tenete lo scaldabagno a posto dello stomaco. Si vede che è un po' scrupoloso, vuole essere sicuro al 100%. E quello sta là. Giovanò, devi andare via. Abbiamo detto che era qua, è una cosa privata. Ma io avevo un appuntamento. Sì, ma uno che ha un appuntamento con lei non deve essere un granché. Quindi stia a sentire a me, cambi bar e ragazza. Ma come si permette? Lei lo sa chi sono io. E come non lo so, si vede benissimo. Lei è uno scocciatore, invece lei non sente tanto bene perché non ha capito che il bar è chiuso. Andare, spammare. Lino, per favore. Cosa da pazzi? Io, ragazza, Lino. Come si chiama sto posto? Vulcano? Me lo ricorderò. Visto, vai, sei fuoco. Lasci perdere, il bar è chiuso. E poi è uno schifo. Ma chi è? Ma tu stai qua, avete fatto già amicizia, quando sei arrivato? È proprio lo vedi che è un esperto e lo conosce anche Lino. Ma quale esperto? Questo è mio cugino Gastone, esperto a bere. Ma è Piccirillo? Piccirillo era quello, era quell'altro. Piccirillo!
Vieni, Teresa, vieni. Ti faccio vedere il vestito. È fantastico. E quale dei due? Sono tutti e due fantastici. Teresa, per favore, telefoni alla sirena e mi prenoti due posti per stasera. Certo. La signora ha qualche preferenza per il tavolo? Ma veramente io alla sirena... Ah, e gli dica che se dovesse arrivare una signorina, la facciano accomodare. Io arrivo subito. Carini questi straccetti. Come li comprate? È rotto il salvadanaio. Signora, mi dispiace. Io ho visto i vestiti, pensavo che fosse una sorpresa per lui. No, non è colpa tua, Teresa. Ce l'avrà una sorpresa. Ce l'avrà. Io non l'ho mai visto ridere. Cioè, correre a una pigliata una corsa sembrava tarantolato quello. È tutto grazie alla tua delicatezza. Alla mia delicatezza. Muovete finito, mica volete ricominciare. Ricordati che se l'affare è andata a punto è tutta colpa tua. Ah, la colpa è mia, capito? Poi la colpa è mia. Ma chi ha detto fermi tutti è arrivato Piccirillo? Ma non l'hai visto che teneva la faccia di Piccirillo? Che teneva la faccia di Piccirillo? La stessa cosa. Infatti, poi quando è arrivato Piccirillo, che aveva proprio la faccia di Piccirillo, chi gliela stava rompendo la faccia? Io, perché era più cretino di te, quel Piccirillo, va bene. Perché non la fate finita e ce ne andiamo tutti quanti a casa e poi dopo vi rincontrate, eh? Tu lo sai che cosa sei? Tu sei un buzzurro violento, questo. Ma io non ti permetto di insultarmi, capito? Poi ti rubo pure l'altra nasa a te. Ma volete stare finita? Io lo sapevo, da quando ti ha acchiappato il raptus della gelosia, tu non fai altro che usare le mani, sei un sanguinario! Senti, io non ti permetto di insultarmi a te, capito o no? Allora... Tu sei un approfittatore! Perché a te del mio uccello non te ne fregava niente! A te interessava solo mia moglie! Ma stai zitto! Ma ho capito, è finita! No, tu mi hai rotto, tu e il tuo limoncello. Anzi, la nostra società si è rotta qua. Ciao! Me ne vado! Arrivederci, ciao! Saluta dei limoni, capito? Ma lascialo perdere, quei quattro limoni flaccidi che c'ha. Tu parla così perché sei ubriaco, poi dopo quando ti serve il mio aiuto non mi rimane. Ma che me ne frega di te e di tutto? Dove sta la manica qua? Signora, è tutto pronto. Mi dice lei quando vuole cenare? Ah, grazie, Teresa, ma stasera mangio qualcosa fuori. Prepara solo le polpette per Gianluca. Ah, Teresa, per favore, il vestito, quello nuovo, chiaro, me lo tiri fuori dall'armadio e me lo metti sul letto? Va bene. Fulvio? Sonia? Ma lo sai che è successa una cosa incredibile? Ho perso gli occhiali. Senza quelli non posso ricamare. Ma se li hai presi tu me li devi restituire. Sì, stasera. Diciamo, alla sirena? D'accordo. Sì, d'accordo. Ci puoi contare. Ho proprio voglia di divertirmi.